Sono Anna Ruffato, ci troviamo nell'allevamento di bovini da carne di mio padre, Ruffato Gianni. Nel nostro allevamento alleviamo principalmente vitelle di razze Chevrolet, Limousin, Blood Aquitain e Aubrac. Le vitelle vengono importate da Francia, Belgio, ultimamente anche Olanda e Repubblica Ceca. Nel nostro allevamento diamo grande importanza alla materia prima che utilizziamo per l'alimentazione, che è la base di tutto per ottenere certi standard qualitativi della carne. Riusciamo ad avere un incremento per le Chevrolet di 1,1 kg etto al giorno e riusciamo così, soprattutto grazie alle nostre produzioni agricole ottenute nei campi dell'azienda, a dare una razione alimentare ai capi bovini molto equilibrata con Tecnozoo. Siamo molto contenti in quanto offrono un servizio sia dal punto di vista di consulenza sia dal punto di vista delle forniture, quali integratori e altre materie prime che possiamo inserire nella nostra razione alimentare. Dal punto di vista del servizio siamo contenti per la collaborazione che abbiamo con il nostro veterinario, la quale è stata, diciamo, un ulteriore punto a vantaggio del miglioramento del nostro allevamento, perché con una gestione più puntuale e con alcuni accorgimenti quali la creazione di una piccola sala di sosta abbiamo migliorato di molto l'utilizzo degli antibiotici, ovviamente in diminuzione, e stiamo continuando a migliorare anche verso gli obiettivi che la PAC impone. I prodotti che utilizziamo principalmente di Tecnozoo sono due. Il primo è in fase di ristallo, si chiama Hepatos ed è un detossificante immunostimolante, mentre il secondo è un integratore alimentare minerale arricchiti con oli essenziali che si chiama Beef 200 Extra OE. Tra i servizi che offre Tecnozoo troviamo anche uno per noi fondamentale, che è il monitoraggio e il controllo sulla razione dei nostri bovini. Grazie al tecnico Francesco Giacometti e al nostro veterinario aziendale Massimo Malluppini riusciamo a studiare nei minimi particolari la razione e in maniera successiva anche a controllarla. Gli obiettivi dell'azienda sono quelli di continuare questo processo di miglioramento sia in ottica di sostenibilità ambientale sia in ottica di benessere animale.